Buongiorno, assessore Simoncini, lei ha un difetto, il livornese, sì, non va bene. Peggio, non il va mare, il sole. Ma con Letta. Vabbè, dovremmo sopportare sia un presidente pisano che un segretario fiorentino, quindi per noi livornesi sono anni duri, ma riusciremo a... a sfangarla. No, diciamo che la lobby toscana insomma sta. E come adesso, prima di arrivare al suo ruolo di assessore, quello che state facendo, in Toscana siete commissariati adesso dalla segreteria Renzi o siete in carica? No, siamo assolutamente in carica, anche perché se penso alla giunta regionale abbiamo un presidente che è stabilmente sempre il primo, il secondo, sì, tra i più popolari, quindi credo che questo sia un fatto molto, molto positivo. Significativo. Per quanto riguarda il partito, come dire, la vittoria di... Cioè, se è arrivato, la vittoria di Renzi era già avvenuta lo scorso anno nelle primarie, anche se diciamo, tra gli iscritti ci sono situazioni diverse. Io credo che oggi il problema fondamentale che ha davanti a sé Renzi è quello di costruire un'alternativa solida nel paese e una prospettiva di governo. Noi siamo con un governo che ritengo spurio. Quindi non c'è un problema politico per voi, diciamo, toscani, col vostro presidente che era nel comitato di Cooperlo? Non no, si crea assolutamente. Anche perché, allora, posso anche dire, perché secondo io, me non si dovrebbe creare. Anche perché io credo che oggi il problema che ha Renzi è quello di puntare all'unità di questo partito. Certo. E quindi se in questi anni una parte del suo lavoro è stato quello di sparare contro, diciamo, il quartier generale del PD sulla base di una valutazione politica, ora il quartier generale è suo e quindi lui ha la responsabilità di rafforzare la proposta politica di questo partito, ma anche di rafforzare l'unità di questo partito. Quindi non vedo in questo, diciamo, un problema, ma vedo anche per lui un'opportunità, anche perché comunque noi abbiamo provincia, diciamo, in Toscana diverse federazioni nelle quali nei congressi di partito ha vinto, diciamo, quella che oggi è minoranza a livello generale, e non credo che l'idea del partito che ha Matteo Renzi sia quella, quindi, di chiudere, certo, quindi Rossi sarà il candidato, se lui lo vorrà, ovviamente, se Rossi lo vorrà. Io penso di sì, penso che debba essere, e comunque Enrico Rossi l'ha detto chiaramente, è a disposizione per fare le primarie se si renderanno necessarie le primarie. Certo. Ah, ok. Ok, chiarissimo, questo è chiaro. Senta, venendo invece alla Toscana, va ottimamente nell'export, ma soffre il mercato interno. Quali sono le filiere che soffrono di più, che purtroppo chiudono di più? Ma diciamo, sostanzialmente noi abbiamo una realtà toscana, come lei diceva, che sta andando bene nell'alta qualità, nell'innovazione, in quei settori che portano talvolta il nome dell'Italia nel mondo, se penso a tutta la pelletteria, tutta la moda, ma anche la meccanica avanzata, l'artigianato, sono settori che hanno visto stabilmente in Toscana crescere l'occupazione. Cresce l'occupazione e soprattutto anche hanno visto un aumento continuo delle esportazioni. Ciò che in Toscana è in difficoltà, seppur con dati migliori rispetto al resto del paese, l'IRPET, l'istituto diciamo, di ricerca della regione toscana, più volte parametrando i dati, ha segnalato che noi abbiamo perso meno occupazione rispetto ad altri, abbiamo perso meno PIL, che ovviamente non è che ci fa non è una conservazione, non è una conservazione, però è un sintomo. Le situazioni che sono, diciamo, le maggiori emergenze in questo momento che sono presenti sul territorio, vorrei dire, è una piccola impresa diffusa che ha rapporti con il mercato interno, è quello sul quale noi registriamo maggiori difficoltà, oltre ad alcune vicende nazionali fortissime, quali quella della
Piombino? Piombino, della Scandicini. Perché quella, devo dire, si sapeva da anni, sì, il suo stato è già... Senta, per il 2014 che previsioni ci fa? Cioè, di PIL toscano, di andamento del lavoro, ci dia qualche numero previsionale? Le previsioni che sono state fatte ipotizzano un aumento del PIL dell'1% della Toscana. Quindi uscita, possiamo dire uscita dalla crisi. Le previsioni vanno in questa direzione. Io poi voglio sempre vedere, come dire, i dati concreti più che rispetto alle previsioni. Posso dire che la regione, come ente regione, noi stiamo cercando di fare il possibile che questo avvenga. Ad esempio abbiamo deciso, a fronte del fatto che le risorse comunitarie rischiano di arrivare non per ritardi italiani ma con un anno di ritardo, perché soltanto in questi giorni si sta chiudendo la trattativa, o meglio l'approvazione sia del bilancio sia dei regolamenti, noi abbiamo previsto 80 milioni di anticipazione su risorse regionali. Che vanno, scusi, per essere alle aziende, a chi? Vanno per garantire gli interventi nei confronti dei soggetti deboli del mercato del lavoro, e quindi gli incentivi all'assunzione, l'attività sui tirocini, la formazione. Però reale in buona parte invece andranno a sostenere i bandi su ricerca e sviluppo, sull'aggregazione di imprese, sui processi di internazionalizzazione, sul rafforzamento del sistema di impresa, che altrimenti quest'anno rischiava di essere zero. E quando lei dice questi soldi sono in ritardo, ma a budget del 2014 dovrebbero esserci? Diciamo, noi ci abbiamo messo 80 milioni del bilancio regionale, più gli europei. Poi dovrebbero arrivare gli europei. Questo è uno degli elementi di discussione in questi giorni. Sostanzialmente noi ci auguriamo di poter garantire per la Toscana per i prossimi 7 anni la stessa cifra dei 7 anni precedenti, quindi circa 1.800 milioni di euro. Senta, quali sono le aree Piombino? Cosa si può dire? Ma su Piombino stiamo lavorando per un progetto di riconversione sostenibile dello stabilimento sulla base di alcune ipotesi, tra le quali la realizzazione di un forno elettrico, fare di Piombino il polo nazionale e uno dei pochi poli europei per lo smantellamento delle navi, la realizzazione di una tecnologia innovativa quale quella del Corex al posto dell'alto forno. Tempi? I tempi sono... soprattutto connesse all'individuazione di un soggetto pronto a investire. Privato. Estero o siete aperti? Chi viene, viene. Ecco, l'importante è che sia un progetto reale, solido. Anche cinesi, quindi, se investono seriamente. Assolutamente. Fra l'altro, ma lei andrà in Cina a proporlo? Non è che andiamo in Cina a proporlo. Intanto stiamo cercando di mettere insieme un pacchetto insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e anche con rapporti con la UE, di opportunità di sostegno anche pubblici in questa direzione. Quindi lei dice noi pubblico ci mettiamo i soldi. Un pacchetto di risorse. Questo per far dare anche un segnale a un eventuale socio, come dire, non è che... Abbiamo già attivato i rapporti. Sono i più, secondo lei, adatti, cinesi, tedeschi no, sono concorrenti magari. Cioè... No, ci possono essere anche soggetti italiani che sappiamo sono ad esempio interessati per quanto riguarda il CESO. Ma per quanto riguarda il forno elettrico, eccetera, poi teniamo presente la realtà di Piombino, è una realtà importante perché sostanzialmente siamo a bocca di porto e quindi dal punto di vista logistico potrebbero essere importanti abbattimenti. Un ragionamento potrebbe essere fatto anche con altre presenze che sono, diciamo, in sito a Piombino. Qualche arabo, qualche sultano, qualche... Insomma, noi abbiamo la presenza... del gruppo Mittal, che è il più grosso gruppo indiano. Franco-indiano, diciamo, ArcelorMittal. Quindi noi da questo punto siamo apertissimi, stiamo cercando di mettere insieme un pacchetto che per quanto riguarda invece il polo di smaltimento delle navi è già più di un pacchetto perché sono già partite le opere per il collegamento, per
la messa a disposizione delle aree e quant'altro. Senta, il turismo, e lo dico da, da toscano d'adozione che conosce molto bene la Versilia, i suoi vantaggi e i suoi limiti, soffre perché la legge sul... Allora, parliamoci chiaro, la Spagna sta ridecollando perché c'è una flessibilità molto più forte della nostra, le aziende assumono quando possono, licenziano quando non c'è più lavoro, tutto un discorso su, da noi non si può fare. Con la Fornero, la riforma Fornero sul lavoro si è peggiorata la situazione, nel senso che molti stagionali a Versilia, nel turismo, in tutte le regioni hanno avuto difficoltà. Lei come ha? I dati del turismo toscano, anche da questo punto di vista, sono un po' in controtendenza rispetto al livello nazionale, nel senso che noi abbiamo negli ultimi 2 anni retto meglio e anzi ha avuto anche aumenti di presenza rispetto agli anni precedenti. Il 2013 è stato particolarmente meno positivo rispetto a prima, però comunque migliore rispetto alla tendenza nazionale, con aumento forte delle presenze estere, nuovamente con difficoltà per quanto riguarda... Però la Toscana è cara. È cara, però è anche diversa rispetto ad altre realtà. Cioè, noi abbiamo bisogno, sicuramente anche in Toscana si pone il problema di un'ulteriore qualificazione della nostra offerta turistica, soprattutto di un'offerta di qualità, di una... innovazione, la è sempre la stessa da 30 anni. Questo è il progetto e il ragionamento che noi stiamo portando avanti. Però i dati ci dicono anche questo, che siccome la Toscana è città d'arte, è isole, è realtà piccole, non so, è solo, che state lavorando sul brand, eccetera. No, non è solo Versilia, ecco. Ma sono d'accordo con lei, noi abbiamo bisogno di diversificare, qualificare, innovare la nostra offerta, però abbiamo bisogno anche di non disperdere il brand della Toscana, perché noi non possiamo fare l'Emilia o la costiera romagnola, perché se facciamo... Ma la domanda era sulla flessibilità, questa legge Fornero così rigida in entrata... Per quanto riguarda le attività turistiche, sono tutte in larga parte attività stagionali, dove quindi già... Non vedo... Senti, i toscani sorridono poco... parlo degli operatori turistici, è una critica che io ho fatto anche spesso. Il problema che noi abbiamo, quando parliamo di innovazione, non essendo io assessore al turismo, però formazione. Però che ci siamo detti più volte è che c'è forse una eccessiva presunzione del fatto che comunque siamo la Toscana, in Toscana la gente ci viene comunque. Ci verrà, nonostante se lei va in Romagna, va in Campania, va in Sardegna, di una capacità di essere friendly nei confronti dei clienti, in alcune realtà c'è, e quindi c'è un problema anche di formazione. Dovete un po' insegnare il sorriso, la disponibilità, la flessibilità, cioè non è tanto nell'indole toscana, e secondo me oggi il cliente te lo devi conquistare. Però anche su questo io credo che ci siano realtà e realtà. Però un corso di formazione degli albergatori. Se pensiamo alla grande esplosione dell'agriturismo e il fatto che ci sono presenze che crescano, non credo la gente viene in Toscana perché si tratta male. Poi c'è una parte che è un po' troppo abituata a avere comunque il pieno in certi periodi, che bisogna che invece capisca che il pieno non ce l'avrà in via definitiva e se lo deve riconquistare. E uno degli elementi per riconquistare è servizi, qualità dell'accoglienza e simpatia. Esatto, un corso di simpatia agli albergatori secondo me lo farebbe? Ci lavoreremo. Tornando a Mittel, c'è un interesse secondo lei su Piombino? Ci stiamo lavorando per verificarlo. Non lo esclude? Diciamo. Vorremmo verificare se c'è questa possibilità. Anche se di che anno? Hanno anche loro tanti problemi, perché poi il mondo della siderurgia complessivamente... Per chiudere, cosa farà da grande? Finita questa esperienza del 2015. Si ricandida? Credo, anche perché... Basta. No, anche perché queste sono scelte che farà il Presidente, vedremo. Sicuramente la mia
passione per la politica che porterà a rimanere. Cioè non lascia. Ad oggi c'ho un anno e mezzo di grande lavoro da fare. Sì, che poi a me non piace chi mentre fa un lavoro pensa a cosa farà dopo. Forconi in Toscana li teme? Ma sinceramente c'è da capire chi sono i forconi. Io ci vedo una strumentalizzazione molto forte. Della mafia? Non lo so, ma anche il fatto che immediatamente l'ex presidente del Consiglio, oggi ex senatore e quant'altro, abbia pensato di incontrarli. No, ma quello l'ho trovata una follia, sa perché elettoralmente parlando, da consulente, l'ho trovata una follia perché i penalizzati sono proprio gli elettori del PDL, perché parliamo di artigiani, di commercianti. Però siccome in questo momento il PDL è all'opposizione. Il PDL vuol far cascare il governo. Sono andati contro i negozianti sono molti elettori del CE. Non è lucido il ragazzo. No, non è lucido, però anche il fatto che il capo della protesta Ribi Jaguar qualche dubbio. Ah sì, l'ha tirato fuori sia la Finton Post di Lucia Nunziata che Repubblica, no, questa cosa della Jaguar. Poi è andato su tutti i giornali, sì, questa cosa della Jaguar. Però non esclude che la mafia abbia un ruolo lei, in alcuni casi. Io ho letto però che da parte del Ministero degli Interni si fa riferimento al rischio di infiltrazione di destra. Ho letto parla di forza nuova. Ma invece in Toscana li teme? Io credo ci che sono il tema della mafia sia un tema nazionale. No, Forconi. A Livorno c'è stato, a Firenze. Ma teme un'esplosione? Io penso di no, anche perché in Toscana c'è una coesione sociale molto forte, c'è una presenza sindacale molto forte, che credo possa dare gli antidoti rispetto a forme di bugiardismo, populismo esasperato. Però è vero anche che anche in Toscana si soffre, anche in Toscana ci sono problemi, diciamo, di lavoratori e lavoratrici in difficoltà. Noi ci siamo inventati tanti strumenti, il microcredito per i lavoratori che non lo riscuotono da diversi mesi, gli interventi per... Quindi lei dice, abbiamo finito, lei dice non è che siamo stati fermi... Noi abbiamo dato risposte, però una sofferenza di fondo è presente. Però non lo teme, diciamo... Non temo un'esplosione a tali livelli come in Sicilia. Io penso di no, Va bene. Perché di solito abbiamo sempre saputo reggere e tenere molto. Grazie assessore, grazie mille.